Cioè, sono d'accordo. Ecco, quindi sono per... d'accordo perché i cani hanno paura. Si spaventano. Sì, si spaventano. Il sindaco ha vietato i botti anche friendly, insomma, per i cani. Cosa ne pensi? Sono contenta, no? Va benissimo. Perché quando li sentono si spaventano. Sì, molto. Io non ho paura dei botti, per cui... Botti non botti. Botti non botti è la stessa cosa, però meglio no botti. Meglio no botti. Meglio no botti. No, per loro è bene così, però un pochino, poco poco, limitato. Piccoli botti. Meglio di no, però. Meglio di no. Meglio di no. Si può perché star bene anche senza, basta un brindisi. Non sono contrario, diciamo, in fondo. L'importante è che siano dei botti giusti. Quelli sicuri. Giusti, che non facciano male. I botti si possono fare a Capodanno, anche se i bambini piccoli un po' magari si svegliano, ma si svegliano lo stesso, almeno il mio si sveglia lo stesso. Quindi botti non botti si svegliano. Botti non botti, non è i botti il problema. Il botto responsabile, sì, assolutamente. Che siano a norma. Che siano assolutamente a norma, soprattutto con i bambini. Penso che sia una cosa corretta, forse è giusta, però è anche vero che il togliere i botti al Capodanno, insomma, è come levare il latte alle mucche, insomma, quindi ecco. Non li no. Voglio i botti. Non è... Non sono per i botti, anche perché succedono poi tutti questi incidenti stupidi. Quindi di buon occhio l'ordinanza che li vieta. Sì. Loro si spaventano? Sì, sì. Molto. Sono contrario. Quindi l'ordinanza la vedi di buon occhio? Sì, altri divertimenti ci sono più simpatici dei botti.